Salve, salve. Sono ritornato a una classica cosa che mangio da pura assuefazione. Non si dice cosa che pare brutto. I pocket coffee. Ok, siamo al capitolo 2 di Resident Evil 4 che abbiamo iniziato ieri. Abbiamo incontrato il mercante. E ora continuiamo. Ok. Ah, perché ci sono anche gli extra. Cos'è che mi scrivono da Telegram? Come va? Come va? E comunque buon audio a tutti. Cioè, buon Halloween a tutti. Grazie per il post della live, gentilissimi. Grazie mille. Bravo Nal, diglielo. Poi Alf, vabbè, lascia fa. Dovessi vedere Alf in questi giorni qua che è tutto cagato. Da ieri per Resident Evil 4, non so come ci fai a giocare. Cioè, ah, prendilo, è bello Resident Evil, no? Visto che l'avevo consigliato anche nei mesi scorsi. E abbiamo parlato del 2, eccetera. Alf, no, no, non ce la faccio a giocarlo. Meno male che lo guardo da te, a posto. E delle statue, tra l'altro, buona parte di quelle statue esistono veramente, piccola curiosità. Tipo quella di Leon, se non sbaglio, era forse in una collector che mi manca, lo ammetto, mi manca e mi manca anche il pad motosega del 4 originale, ma lo recupererò per collezionismo. E prima o poi farò vedere, infatti, nelle prossime settimane a venire volevo rilanciare di più il mio canale YouTube. Visto che comunque mi è piaciuta la collector di Spider-Man, comunque diciamo che come sapete YouTube lo tratto principalmente per il collezionismo, volevo rilanciare portando un po' di collezionismo videoludico e non solo su YouTube, quindi nelle prossime settimane mi organizzo per fare qualche video in più su YouTube. In più sto preparando anche una cosa un pochino particolare. Collezionismo in game, beh, io l'ho sempre fatto perché il platino dei giochi, come anche tu sai, Mark, per Spider-Man fa parte del collezionismo. Il discorso però è che il collezionismo che ho portato io nei videogiochi in game è molto alto perché, ad esempio, con Dark Souls non è richiesto di avere tutte le armi, però io sono un flippato di From Software, lo sapete bene, tutte le volte che ho portato Dark Souls, sempre fatto un po' le veci da veterano, colleziono tutto. Cioè, in Dark Souls 1, almeno in tutte le run che ho fatto, sono riuscito probabilmente a ottenere tutti gli oggetti del gioco, compreso anche in Dark Souls 2. Mi manca solo il terzo da pompare così tanto, ma no, perché ho fatto solo 130 ore in Dark Souls 3. Dovrei farne di più. Però, quindi, lo porto sempre avanti, non tanto per i platini dell'epoca, ma perché proprio per certi giochi ne vale la pena. Cos'è, tipo, cos'è questo? Modello di un personaggio. Ah! Ok, questi da flippati, soprattutto perché è un gioco giapponese, i giochi giapponesi hanno sta roba qui. Però è interessante perché ti fa vedere i vari modelli di nemici, tipo quello con l'ascia, quello, e che hanno pattern di mosse diverse, come abbiamo visto in live ieri sera, no? Poi i concept art sono molto bellini, perché sono praticamente le illustrazioni di gioco. A volte ci mettono anche i bozzetti in questa roba qui. Modelli sono tipo modo di statuette, come quelle che colleziono io, che ritorneranno magari su YouTube. E sì, sono d'accordo per One Punch Man, lo adoro anch'io, l'ho detto, una delle opere che ha cambiato un po' la mia visione del manga insieme a Attacco dei Giganti negli ultimi 10 anni, vabbè, considerando anche il background che ho io del manga, diciamo, no? Tutte le volte che vi cito Shonen Jo Negumi, Kenshiro, eccetera, sapete, io sono un amante del manga vecchia scuola, no? Anche Go Nagai, Tezuka, Matsumoto, Matsumoto l'altro, Leiji Matsumoto e Taiyo Matsumoto di Ping Pong. Quindi sapete, sono molto amante della vecchia scuola. Ah, perché è uno stile diverso quello che ha One Punch Man, Attacco dei Giganti. One Punch Man, soprattutto se vedi dal background supereroistico, lo ami la follia come My Hero Academia. Cioè, no, no, ma è bellissimo. Fino a lì poi c'è la saga di Boros. A me Boros piace un botto, cioè, è fighissimo. Ma perché One Punch Man è la quintessenza del battle manga, non essendo uno shonen. La bellezza è quella perché c'è tutto. Se giocassi a Fortnite allora ti metteresti a fare tutte le missioni? Beh, sì, se mi dedicassi seriamente, sì, Mark, perché so se l'avevo detto qualche volta come curiosità. Dovrei fare un punto canale. Grazie per la cosa che mi hai detto. Poi sapete io che
anche se dovessi giocare io penso ad altro. Benvenuti in mente un punto canale che potrei utilizzare. Racconta un tuo aneddoto personale. Lo metterei tipo a 5.000 punti. Mi è venuto in mente di mettere questa roba dei punti canale, curiosità sulla mia vita. Mi è venuto in mente questa roba qui e ne volevo utilizzare una adesso mentalmente per raccontare una roba, cioè banalmente io, tra virgolette, per quanto si potesse per l'epoca, ho platinato Tenkaichi 3. Così per dire, esatto. Quello c'è come comando. No, 15K è un po' altino perché non so quanti sono adesso, cioè più o meno voi che siete in chat, quanto siete di punti? Non arrivate neanche a 10, no? Perché se seguite poco le live non potete accumularli, quindi considerando le persone. Io ho 3.200, vedi? 15K è minchia altino. Vabbè, allora non ve lo dico, me lo tengo da parte. E beh, tanto domani dovrei usare il computer per montare i video, quindi riesco. Sono 15K, se vuoi riscattarli ben venga. Ma minchia, ma subito qui, eh? Ma con il mercante qua vicino? Mi è nuova il fatto che c'è lo spot di nemici molto vicino al mercante. Ok, questo ha mi fa capire che l'aggro dei nemici è abbassato. Aspetterò. Beh, non so se metterlo così alto. Vabbè, lo metto a 5-10K. Adesso un attimino ci penso. Però comunque, vabbè, Leon è fortissimo. Protagonista anche del 2, ne stavamo parlando anche ieri in live. Sì, Anthos arriva in live, fa ride, sborra per cosa che... Ieri. Comunque, una statua di One Punch Man è a trovarle, perché ci sono solo quelle della Banpresto e sono molto recenti, quindi non ce ne sono tantissime di One Punch Man arrivate da noi in Italia. Anch'io infatti non ne ho ancora una di One Punch Man, stranamente. Dai! Devo fare un'altra roba. Su io sulla palestra, che pazzo. Modo per sparare anche a lui. Scherzo. Ma io... Come dicevo, forse sarà uno dei miei piccoli progetti del 2024 andarci. Però, vediamo. Ah, se n'è andato, a posto. No, ma in realtà volevo fare un'altra roba. In realtà volevo farla col coltello. Così mi sembra proprio di sprecare roba. Vabbè, ormai andiamo avanti. Facciamolo molto survival. Da dei mattoncini dove vorrei andare a lavorare, ne hanno tre due di Saitama e una di Genos, tutte sui 30-40. Sì, perché sono quelle della Banpresto che sono arrivate da noi in Italia circa 2 anni fa. Ma di One Punch Man ti assicuro che non c'erano all'inizio.